da alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org. Figlia di Carlo e Manuela Micheli, prima di quattro figli, studia da giovane all'Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma. Laureata in lettere con una tesi in antropologia culturale, inizia la sua carriera in RAI, a RAI Radio 2. Nella redazione della rubrica Sala F nel 1979 entra al settimanale L'Europeo diretto da Mario Pirani, dove nel 1980 è diventata giornalista parlamentare. Dal 1984 al 1987 ha collaborato con il quotidiano Il Giornale diretto da Indro Montanelli. Dal 1986 al 1988 è stata vice caporedattore di Panorama, direttore Claudio Rinaldi. Nel 1989 e 1990 è stata inviata speciale del Corriere della Sera. Dal 1991 al 2000 ha lavorato presso La Repubblica. Quindi dal 2001 al 2006 è tornata come editorialista al Corriere della Sera. La conduttrice Barbara Palombelli è la padrona di casa del format Forum dal lontano 2013. In questi ultimi 10 anni si è occupata di diverse versioni del format, sia nella fascia mattutina che in quella pomeridiana. Questo non è però il solo impegno che lo storico volto ha preso con la rete, in quanto dal lontano 2018 è la padrona di casa anche dell'appuntamento serale con Stasera Italia. In vista del prossimo anno però ci sono poche certezze, e la conduttrice rischia di non essere confermata per entrambi i format. Se infatti è dato per certo il suo ritorno al timone di Forum, lo stesso non si può dire per Stasera Italia, con il giornalista Nicola Porro che potrebbe prendere il suo posto, ma vediamo nel dettaglio. Il portale Dagospia ha fatto il punto sulle prime decisioni della rete televisiva Mediaset in vista del futuro di Rete 4. Nel dettaglio, Porro ha di recente rinnovato il suo contratto sottolineando quanto di positivo ha fatto lui per la rete e quanto fatto anche dalla dirigenza della Mediaset nei suoi confronti. Porro sarà quindi ancora al timone dei suoi format a settembre e potrebbe non essere finita qui. Secondo il noto portale, il giornalista è stato infatti indicato dalla rete come il sostituto naturale della Palombelli al timone della nuova edizione di Stasera Italia. Una voce non ancora ufficiale, e che quindi dovrà essere confermata o smentita nel corso delle prossime settimane quando dovranno essere presentati i dettagli del palinsesto televisivo autunnale.